La stella in acciaio di Pietro consagra è l'ingresso del Belice. È qui segnata la porta simbolica che conduce nella valle conosciuta nel mondo per essere stata ferita 48 anni fa dal terremoto che rase al suolo interi paesi. Gibellina è uno dei centri che scomparve in una sola notte sotto le scosse che fecero sbriciolare le case. Nel paese che l'ex sindaco Ludovico Corrao volle come un museo d'arte contemporanea all'aperto, vive anche Leonarda Fontana, l'ottantenne mamma di Eleonora di Girolamo, Cuddurredda, la bambina simbolo di quel terremoto di quasi 50 anni fa. Io il giorno del terremoto ero all'ospedale, io alla strada, a mezz'ora, e si scappava tutta la strada. Non abbigliare. E la piccina l'ha trovato che piangeva. La mamma. Poi mi venne a chiamare che l'abbiano pigliata. Lea fu estratta viva dalle macerie dopo più di 15 ore dalle scosse e a recuperarla fu il vigile del fuoco Ivo Soncini. 4 giorni in ospedale a Palermo e poi il cuore di Cuddurredda si è fermato. La piccina quando vita mia mi domandava da papà, le mie fratelle, e faccio un giorno stesso all'ospedale, poi morivo e mi viene bella. Male. Quando mi muoio non scondo, quando morivo non scondo. A casa di Girolamo la memoria di Cuddurredda non è mai scomparsa. Qui si conservano tutte le cose più care della piccola. La borsa della scuola, i quaderni e i suoi dettati, ma anche tutti i giocattoli e le lettere che, dopo la sua morte, arrivarono da tutto il mondo. Spesso mi accorgo che mia zia ancora è sempre presente nella mia vita perché capita quando incontro qualcuno, magari più anziano, che mi chiami Cuddurredda. Questa vicenda che è stata ripresa dalle macerie proprio in diretta televisiva quasi, perché c'è pure un filmato che la ritrae quando viene tirata fuori dai vigili del fuoco. Questa è una lettera per esempio che è stata inviata ai miei fratelli ed è scritta da una signora che si chiama Bambina Elisabetta Olivieri di Latisana, vicino Udine. E scrive: cari bambini, vi mando la mia umile offerta, vi auguro ogni bene a voi e ai vostri genitori, sperando che possiate ritornare presto in una bella casa. Al cimitero di Gibellina, la tomba di Eleonora Cuddurredda è tappa d'obbligo di tutti i cittadini che ogni volta onorano la sua memoria. Cuddurredda fu ricordata da Papa Giovanni Paolo II, sì, quando nella sua abilità nella Valle del Belice, sì. L'ha ricordata e ha ricordato tutte le vittime del terremoto e la piccola Cuddurredda che è stata presa dopo 2 giorni dalle macerie. Alle persone che hanno vissuto il terremoto nel centro Italia negli ultimi anni volevo dire che bisogna essere forti e che da un terremoto si può rinascere, si può creare qualcosa di ancora più bello, più concreto di quello che c'era prima.